Da Gioia Emilia-Romagna, articolo del 14 aprile 2020. Primo giorno di apertura, ecco com'è andata. Da oggi, 14 aprile, possiamo tornare a fare acquisti nelle cartolerie, nei negozi di abbigliamento bimbo e nelle librerie della nostra città. Il nuovo DPCM, firmato il 10 aprile, lo prevede. Iniziamo a riprendere in mano la nostra economia locale. Ma sentiamo come la pensano e soprattutto come è andata la prima mattinata di lavoro in alcune attività commerciali a Cesenatico. Abbiamo intervistato Celli Maurizio della cartoleria Buffetti in Viale Roma 71, Adelaide Fabbro di Mamande Lì, abbigliamento bimbo in Via Fiorentini 60 e Isa Merciari assieme al fratello Obertan Merciari di Belli e Monelli Cesenatico, abbigliamento bimbo in Viale delle Nazioni 113. Come è andata il primo giorno di apertura? Celli Maurizio, Buffetti. La notizia di poter aprire ci è arrivata venerdì 10. Abbiamo avuto pochi giorni per sistemarci e non è stato facile dopo 40 giorni di chiusura. Per prima cosa abbiamo fatto una buona sanificazione del locale. Noi indossiamo mascherina, camice e guanti, anche se fare le fotocopie con i guanti è una gran fatica. All'entrata teniamo un disinfettante per la clientela che facciamo entrare due alla volta. Non facciamo toccare la merce, privilegiamo per ora una vendita assistita. Per quanto riguarda le fotocopie, facciamo solo i formati standard per non creare la fila di gente che aspetta. Questa settimana apriamo solo la mattina. Con mia sorpresa, oggi c'è stata anche gente. Non me lo aspettavo come primo giorno. La prossima settimana vediamo se fare la giornata intera oppure partire da maggio. Ancora non ho preso una decisione, perché comunque anche noi abbiamo un po' di timore. Adelaide Fabbro, Maman de Lì. Ci provo a tenere aperto, ma non so se ne varrà la pena. Se la gente non si può muovere, non può venire a comprare. Questa mattina non è passato nessuno. In più ho anche questa impalcatura davanti al negozio che mi copre. Purtroppo hanno fermato i lavori e l'avrò montata più tempo del dovuto. Ho pulito e sanificato tutto il negozio. Per ora provo a tenere aperto solo la mattina. Per chi avesse bisogno, il pomeriggio ho attaccato un cartello in vetrina con il mio numero di telefono. Mi telefonano ed io in 10 minuti arrivo. Ora sono costretta a fare gli sconti, anzi sto facendo proprio una svendita totale. La nuova linea primaverile non si è venduta ed io ho intenzione di chiudere a fine anno. Quest'estate, secondo me, non verranno neanche tanti turisti. Gli affitti sono da pagare, siamo in arretrato con tutto. Spero che qualche santo ci venga incontro, visto che lo Stato non ci aiuta. Dal 1986 che sono qui. Ed ora, per colpa di questo Covid-19, mi tocca svendere e chiudere. Finire in questo modo la mia carriera non me lo sarei mai immaginato. Isa Merciari e Obertan Merciari di Belli e Monelli Cesenatico. Siamo stati molto contenti di poter riaprire il nostro negozio. Per noi è un segnale positivo. In questo periodo di quarantena eravamo comunque in negozio perché facevamo spedizioni. Dovevamo però stare con la serranda giù, poter lavorare con la luce che entra nel negozio, poter aprire la porta è stato veramente bellissimo. Vedere i negozi aperti credo sia un segnale positivo anche per le persone che passano. Abbiamo disinfettato tutto il negozio, dalle maniglie ai pavimenti. Noi ci siamo adeguati con mascherine e guanti. Prima di aprire questa mattina abbiamo telefonato alla nostra associazione per poter capire bene come ci dovevamo comportare se fossero venuti clienti con bambini. I bambini possono venire, però le mani devono essere igienizzate. Se provano la parte sotto non c'è problema. Per il sopra invece è importante che il bambino tenga la mascherina anche durante la prova. Sono venute due clienti che hanno comprato abbigliamento per neonati. Tutti i nostri clienti li avevamo avvertiti che oggi avremmo aperto attraverso i social. Anche con il negozio aperto continueremo ad incentivare le vendite a distanza con la spedizione gratuita. Nelle vicinanze consegneremo noi personalmente. Per noi, quindi, la giornata di oggi è stato un buon segnale di ripartenza.
Saremo aperti mattina e pomeriggio, però nel pomeriggio con un orario più ristretto dalle 16 alle 18:30 per ora. Da Gioia Emilia Romagna.